Marti, vuoi far credere? Qui si sta soltanto cercando di sapere le cose che non si trovano nelle cronache ufficiali, quindi leggiamo le intercettazioni perché ci raccontano di quello che succede. Chiedo scusa. No, sto parlando. Poi alla fine, quando finisco di parlare io, puoi andare via. No, non voglio andare via. Fammi parlare. E rompo i coglioni. E tu non ti devi permettere di mettermi a tacere. Hai capito? Ma ci vuoi far credere di essere l'arbitro dell'etica giornalistica italiana? Ma dai, su, parlaci di Montezemolo! Di tutta la tua carriera con Berlusconi e con Tarak Ben Ammar! Hai finito? Non ti devi permettere. Hai finito? E se io ho una cosa a dirmi la finito? Capito? Tutti ed è l'ultima volta che metto piede in questo cesso, dove si fanno queste golezze del cazzo. Chiaro? Ma puoi andare anche adesso. No, allora... non vado, sto qua, rompere i coglioni. Ma ci vuoi far credere di essere l'arbitro dell'etica giornalistica italiana? Ma dai, su, parlaci di Montezemolo! Di tutta la tua carriera con Berlusconi e con Tarak Ben Ammar! Ma chi vuoi far credere di essere l'arbitro dell'etica? Ma fammi il piacere! Ma fai il favore, dai! Ma fammi il piacere! Ed è l'ultima volta che metto piede in questo cesso! Non sono un esperto della materia, ma sono pagato per avere opinioni su tutto.